Io devo ringraziare voi, devo ringraziare chiunque ha dato la possibilità a me, come agli altri cittadini eletti al Parlamento, di poter entrare in quei palazzi e dirgli finalmente tutto quello che avevamo voglia di dirgli in faccia, per come ce lo sentivamo, dentro lo stomaco, con il nervoso, con la rabbia, con la disperazione di chi non ha più voce, non ha più voce per gridare i propri diritti. È una classe politica sorda, mi ridevano in faccia, c'erano lì seduti, letti Alfano, che mi guardavano e ridevano quando gli ho detto la famosa fondazione Vedrò. Letta con la sua bella faccina mi guardava come per dire: beh, tanto che puoi fare, tanto siete lì, potete gridare, potete parlare, ma siamo noi che comandiamo. E è questa la realtà dei fatti. Io sono dispiaciuta che continuo a sentir dire che il Movimento 5 Stelle non fa nulla dentro le istituzioni. Il Movimento 5 Stelle si impegna ogni giorno, siamo gli unici là dentro che lavoriamo, siamo presenti il lunedì mattina quando non c'è nessuno, li vediamo arrivare con il loro trolley che è martedì pomeriggio per fare la presenza in aula, vengono specialmente quando si vota. Adesso sono qualcosa in più quando si vota, perché l'ha detto Maurizio, perché a un certo punto li abbiamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma con tutti i soldi che vi prendete non avete neanche la dignità di venire e almeno votare, uno per uno. Era un continuo, c'erano umani che viaggiavano tra le buchette degli altri così a dare il voto, perché ogni volta che tu voti hai diritto alla diaria, e quantomeno viene la guadagnare la diaria. Entra dentro questo Parlamento, votati le due leggi che non conosci nemmeno, non lo conoscono quello che stanno votando. Abbiamo assistito al presidente Fedeli che era lì, che presiedeva l'aula, che si è sbagliata e che ha detto su un provvedimento che era il nostro che il governo e il relatore sono favorevoli. Hanno tutti schiacciato il pulsantino verde, a noi ci ha preso un colpo, per la prima volta c'era quel tabellone verde della serie. Infatti sono guardati in faccia e ho detto: ma che succede? Quando hanno capito che noi eravamo contenti hanno detto: che succede se siamo sbagliati? E hanno ripetuto la votazione. Il presidente ha annullato la votazione e ha detto: no, mi sono sbagliata, il governo è il contrario. Hanno votato e hanno votato contrario, non sapevano che cosa stavano votando. E funziona così. Non vi rappresentano, rappresentano i poteri forti che sono altrove, rappresentano le banche, rappresentano i 2.000 miliardi di debito che hanno contratto non si sa come, non si sa perché, e che oggi siete chiamati a pagare, perché hanno deciso che questo non è più uno Stato, questa è un'azienda, deve avere il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio funziona quando tu non hai un popolo da governare, ma è un'azienda che ti deve dare dei profitti e della gente che lavora per te. Allora, come si può pretendere in un momento come questo, dove l'Italia è al collasso, dove non c'è più possibilità di andare avanti, perché tutto quello che produciamo ci viene la metà, anzi più della metà, lo diamo indietro per dei servizi che non ci vengono restituiti, perché la logica di pagare le tasse è che tu contribuisci a uno Stato che a sua volta ti dà qualcosa. Allora io ti pago le tasse, poi tu mi dai le scuole, ti pago le tasse e tu mi dai gli ospedali, ti pago le tasse e tu mi dai il trasporto. Come funziona in questo paese? Io ti do, continuo a darti, tu continui a chiedermi e in risposta non abbiamo niente, signori. Col GN a Roma ormai hanno messo gli adesivi. Io a me viene da ridere, perché un popolo si accontenta di sentir gridare un altro cittadino in faccia a queste persone che sono niente. Un popolo dovrebbe avere la voglia di scendere in piazza ogni volta che noi siamo là dentro e che ci battiamo contro delle cose ignobili. È passato sotto tono quando hanno tentato di modificare, stanno continuando a provare a modificare la Costituzione. Sono partiti dall'unico articolo che ci avrebbe concesso di avere un controllo su quello che stavano facendo. Sono furbi, non hanno nessuna voglia di governare, hanno solamente voglia di mantenere questo stato di cose, perché a loro serve un popolo che sia sottomesso, serve un popolo che non abbia la possibilità di reagire, serve un popolo che con 700 euro si sente privilegiato perché almeno ha un posto di lavoro, perché dall'altra parte ci sono centinaia, il 40% della disoccupazione giovanile, i vostri figli, i miei figli, i vostri nipoti, che non avranno un futuro. Allora, quante piccole cose si possono fare, ed ogni giorno con gli emendamenti, con le lotte, ci sono qui i colleghi che si sono battuti quando hanno dovuto discutere del decreto istruzione, un decreto istruzione che abbiamo visto alzarsi a destra e a sinistra per difendere che cosa? I finanziamenti alle scuole paritarie,
io non so qui da voi, io abito a Roma che non è neanche una cittadina piccola, il 70% delle scuole nella mia città è inagibile, è inagibile. Io abito in un quartiere periferico dove i papà dei bambini che vanno a scuola con mio figlio andavano in classe a riparare la tubatura che perde, perché altrimenti gocciola l'acqua dentro la classe. Perché quando io vado a portare mio figlio a scuola, insieme alla cartella gli do la carta igienica, perché mi chiedono questo adesso nella scuola, di portare la carta igienica, di portare i fazzolettini di carta, la mutina, perché questo Stato non dà più neanche la carta per pulirsi il culo, signori. È esattamente questo, ed è quello che stanno facendo con la nostra Costituzione. Allora noi gli permettiamo di cambiare un articolo che gli consentirà di agire mano libera su tutti quelli che sono le nostre garanzie. Noi abbiamo delle garanzie, noi abbiamo dei diritti, abbiamo la voglia e dobbiamo avere il dovere di combattere ogni giorno. Guardate, credete, 3.000 euro che è il nostro stipendio rispetto ai 19.000, 16.000, 18.000 che prendono loro, per quello che facciamo è uno stipendio più che degno. Io mio figlio l'ho visto martedì mattina, giovedì sera e lo rivedo domani sera, e lo faccio con la voglia di dare un contributo, un servizio al mio paese. Ma io sfido uno solo di loro a dirgli: ti do 3.000 euro e vieni a lavorare, vieni a fare il politico, vieni a fare il parlamentare. Ma perché non lo fanno? Ma perché pagano centinaia di migliaia di euro per finire in quelle liste? Ma ve lo siete domandato? Per poi guadagnare che cosa? Guadagnare il potere, guadagnare la possibilità di essere in delle commissioni e spostare la colla della bilancia da una parte piuttosto che dall'altra. Guadagnare la possibilità di stare in un governo di larghe intese che, se serve alla destra così come serve alla sinistra, non esiste più, se serve al PD come serve al PDL, se serve a due partiti che dovrebbero rappresentare due distinti modi di vedere il paese, ma come fanno a governare insieme? Come fanno a fare le cose per le quali li avete eletti? E dico li avete eletti perché...